like. E lo facciamo con il nostro prossimo ospite, che saluto e che ringrazio. Buongiorno, benvenuto a Cremona 1, a Ted Brown, che è uno pseudonimo dietro al quale si svela, diciamo, un autore che in realtà è nato nella zona di Crema, se non ricordo male. Vissuto nella zona di Crema, ecco, con una grande passione naturalmente anche per gli eventi storici, tanto che appunto il suo ultimo libro, che vediamo anche qui, è dedicato a appunto Rudolf Hess, di fatto il numero due del regime nazista, proprio così. Il vice di Hitler. Lei ha pensato di dedicare un libro a questa figura alla quale peraltro in tanti hanno voluto a dedicare un libro, perché insomma è una figura piuttosto controversa e, perché no, addirittura misteriosa. Un mistero questo legato addirittura fino agli ultimi giorni di Hess, tanto è vero che ci sono dubbi sulla sua morte, sulla sua partecipazione al processo di Norimberga. Ecco, da dove parte il suo dossier Hess 2017? Ecco, diciamo innanzitutto che si tratta di un cold case, cioè volutamente è stato insabbiato per motivi che si possono solo supporre e dei quali non abbiamo i mezzi per arrivare a conoscere la verità. Intanto bisognerebbe introdurre chi era il personaggio di Rudolf Hess, sì, riconosciuto come il numero due del Terzo Reich, quindi il vice Führer, che ha accompagnato Hitler nella sua campagna del Partito Nazionale Socialista sin dai primi anni, dal 22. E con lui ha scritto il Mein Kampf durante la prigionia a Landsberg. È nato un sodalizio ed è stato tale fino alla data memorabile del 1941. Esattamente il 10 maggio alle ore 17:45 Rudolf Hess decolla dall'aeroporto di Augusta, di Augsburg, diretto in Scozia. Le ipotesi sono che lui avesse intenzione di creare le basi per un armistizio con gli inglesi, evitando quindi una guerra su due fronti. Teniamo conto che siamo nel 1941, all'alba della guerra con i russi, l'operazione Barbarossa. Ebbene, Rudolf Hess scompare di scena proprio in questa data, per riapparire poi al processo di Norimberga. Ora, i dubbi nascono proprio dal processo. Che cosa succede? Succede che per una serie di dati che ho raccolto in tanti anni seguendo questo personaggio, sono giunto alla conclusione che al processo in realtà non c'era Rudolf Hess. La mia ipotesi, che comunque è appoggiata da altri ricercatori, diciamo che si tratta di un sosia. Addirittura. Esatto, per quale motivo? Diciamo che fra gli indizi che sono stati rilevati durante gli esami autoptici dopo la sua misteriosa morte, e poi affronteremo questo argomento, l'ultimo capitolo, anche questo misterioso, molto misterioso, non sono stati riscontrati gli elementi che potessero ricondurre a Rudolf Hess come identità. Principalmente parliamo di una ferita di guerra riportata appunto nella prima guerra mondiale, una ferita da granata al torace, che in sede autoptica non era stata riscontrata. Un altro elemento sono i denti incisivi. Il vero Rudolf Hess mostrava una sorta di fessura negli incisivi. Lo vediamo proprio in questo momento. Esatto, credo. Esatto. Questa è una foto molto importante dove è evidenziato questo dettaglio. E si vede poi nel processo di Norimberga che invece questi denti sono completamente diversi, hanno una forma diversa. Un altro fattore importante: su molti libri storici la sua statura è riportata intorno al 1,75 m, in realtà superava il 1,80 m. Lo si vede quando accompagna lo stesso Hitler, che aveva la stessa statura di Heinrich Himmler, quindi intorno al 1,70 m. Rudolf Hess superava di almeno 13 centimetri questa statura. Quel che vediamo ora è la tomba di Rudolf Hess, che non esiste più perché il 20 luglio del 2011 è stata completamente smantellata. Il motivo per il quale è stata smantellata è che la chiesa locale non ha voluto rinnovare
il contratto di affitto di, spazio. Di questo spazio. E come vedremo in seguito, questo è un problema, è diventato un problema. Per quale motivo? Perché mancando i resti di Rudolf Hess non è più possibile fare un esame del DNA. Certo, di chi esami era che all'epoca magari non erano ovviamente. E che invece oggi sono possibili. Certo. Ma quindi è stata smantellata e sono stati dispersi i resti? Sì, oltretutto si dice in mare, si dice da una parte, però non si sa assolutamente dove siano questi resti. E quindi non esiste più traccia del presunto Rudolf Hess. Ecco, Rudolf Hess è l'ultimo prigioniero di Spandau fino al 17 agosto 1987. Anche qui abbiamo una data molto particolare. 60 anni prima, la società Thule, che era una società esoterica al quale Rudolf Hess era molto legato, si era trasferita a Monaco proprio per creare una sorta di gruppo di fedeli al Terzo Reich, ma soprattutto fedeli all'esoterismo. Fra questi non dimentichiamo anche il Heinrich Himmler, che credeva di essere la reincarnazione di Enrico I. E tutti, chi conosce la storia sa delle sue riunioni al castello di Wewelsburg, che è tra l'altro nominato anche nel mio romanzo. Ecco, una cosa che ritengo sia importante dire è che Rudolf Hess era considerato un moderato. Era considerato un moderato e si dice che Hitler lo abbia allontanato da quello che era l'attenzione principale, l'attenzione principale nella vita politica. Però ecco, credo di averle dato la versione spagnola. Questa è la versione in italiano, chiedo scusa. E, ecco, d'altra parte ci sono tante versioni, anche perché c'è l'edizione di una grande, voglio dire, catena Barnes & Noble, Barnes & Noble. Che è una grande catena di distribuzione. Mi sono rivolto a un editore americano che ha accettato queste edizioni. Ci sarà l'edizione in inglese. È possibile trovarlo in libreria, su Amazon? È possibile trovarlo su Amazon, in un paio di giorni si può ricevere a casa. I prezzi sono differenziati da parte a parte, perché succede che nei mercati vengono acquistati. Io chiedo scusa, Ted Brown, abbiamo pochissimo spazio, dobbiamo chiudere. Era solo per dire e riferire 30 anni fa la morte di Hess, anche questa avvolta dal mistero. Sì, ci sono due ipotesi molto importanti, e una di queste è il suicidio, che è quella più riconosciuta e più accreditata. I familiari, quindi la moglie di Rudolf Hess, Ilse Prohl, e il figlio Rudiger, non hanno mai accettato questa versione dei fatti. Tanto è vero che dalla morte hanno atteso quasi un anno prima della sepoltura a Wünsiedel in Baviera. E una prova importante è lui si è suicidato si è impiccato. Mm-hmm. Nella sede autoptica ci sono delle foto dove il cavo che ha usato per impiccarsi, ha una disposizione orizzontale. È come se qualcuno l'avesse preso da dietro. Ci sono dei sospetti. Tra l'altro, a 30 anni della morte sarebbero dovuti essere in qualche modo liberati dei documenti, documenti che non sono ancora stati resi pubblici. Quindi, insomma, i misteri attorno alla vita e alla scomparsa di Rudolf Hess continuano a essere tanti e sono analizzati all'interno di 2017 Dossier Hess di Ted Brown. Solo una premessa. In flash. Il romanzo è ambientato ai nostri giorni, è una storia di inseguimenti, di spionaggio, interviene l'MI6, la CIA, l'FBI e il Mossad, quindi è una storia d'azione, non è una cosa un po' barbosa come potrebbe essere un resoconto storico. E non ci si annoia con il romanzo di Ted Brown, grazie e complimenti. Grazie a voi. Dobbiamo fermarci per qualche istante.